Ciao ragazzi, bentornati. Brescia-Parma 0-2. Non saprei più cosa dire, nel senso che siamo a più 6, adesso siamo arrivati a più 6 sulle seconde, Como e Venezia, e non ho più parole. Questa partita è stata una conferma che il Parma finalmente c'è, il Parma finalmente non ci fa scherzi, cioè è affidabile. Una partita ancora una volta bellissima, in cui un tifoso del Parma come me è riuscito a stare bello tranquillo sul divano, a godersela senza quasi avere il minimo dubbio di portarla a casa. Una partita in cui al 17° Bernabé si accentra come al solito, lascia partire un missile di sinistro che sbatte all'incrocio dei pali, prima colpisce il palo, poi entra, quindi precisissimo, e fa un golasso incredibile. E ragazzi, anche in Serie A sarebbe stato il gol della domenica, e è accaduto in B durante Brescia-Parma. Quindi Bernabé sugli scudi, ormai come al solito, Bernabé imprescindibile. 23esimo, è il 23esimo man, devastante già dall'inizio della partita. Si vede che gli avversari, sia Bernabé che Dennis Mann, li temono. Ormai hanno una sudditanza psicologica nei confronti di questi due giocatori, considerati praticamente delle divinità del calcio in Serie B. Infatti adesso li temono, non li aggrediscono come prima, perché sanno che vengono puntualmente saltati come birilli e devono stare attenti alle loro giocate veramente imprevedibili. E niente, quindi Mann, che come Messi praticamente sai sempre che rientra sul sinistro, ma ormai non lo chiudi più neanche se vai a sinistra un secondo prima, perché dopo lui ti va sulla destra. Quindi, in poche parole, inarrestabile. Al 23esimo fa fuori in corso sulla fascia di competenza l'avversario, entra in area di rigore come quando giochiamo al giochino PES, magari uno vuole arrivare di fianco a 1 metro dal palo, per poi darla dietro. Invece stavolta non la dà dietro, come l'altra volta che l'ha data Bernabé. Stavolta si mette in proprio e la sbatte sotto le gambe del portiere e dice: stavolta faccio il mio 8° gol in campionato e segna. Quindi Bernabé, man inarrestabile. Al 45esimo Bernabé, ancora un lancio bellissimo millimetrico per Miaila, che si trova davanti al portiere, porta spalancata, ma riesce a buttarlo addosso al portiere e non segnare. Comunque, la partita in pratica finisce qui, perché dopo, vabbè, possiamo dire che abbiamo avuto altre occasioni, ma in realtà, il secondo tempo, il Parma ha controllato semplicemente la partita, avendo anche due o tre occasioni da gol nette, ma diciamo, era in controllo totale del match. Cioè, sinceramente mi stavo quasi annoiando, se non che ogni tanto ci arrivava diciamo, un momento di giocata meravigliosa, o di Mann, o di Koulibaly stesso, o di Bernabé, e quindi non potevi dormire perché c'era sempre qualcosa di interessante. A questo punto, che dire? Che dire? Possiamo dire solo che il Brescia ci ha provato un po' all'inizio, ma per poi finire le energie miseramente subito, con un KO, un 2-0 al 23esimo che avrebbe ucciso chiunque. Infatti ha ucciso anche il Brescia, che ha provato qualche sortita, ma in realtà erano solo dei gran cross in mezzo, delle palle lunghe, o al massimo arrivava sulle fasce per buttarle in mezzo. Ma considerando la difesa del Parma, certo, può sempre capitare qualcosa, però diciamo che erano azioni, diciamo, fine a se stesse. Brescia moscio, Brescia moscia, come ho detto anche nella miniatura, un Brescia moscio che non poteva fare niente contro la corazzata Parma. Io sono contento di questo risultato perché, vi ripeto, per me è una prova del 9. Prova del 9 completamente superata. Non ho niente da dire ai ragazzi.
Perché ormai può anche concedersi il lusso di far entrare in campo Charpentier, di far giocare Hernani del primo minuto, che comunque c'hai un Dennis Mann e un Bernabé così, praticamente se il Parma resta un po' alto e riesce a fare pressing a centrocampo, praticamente non ci puoi fare niente. Cioè, non riesci a metterci nelle nostre aree, quindi non andiamo in difficoltà perché là davanti chiunque ormai ci teme, chiunque ormai arretra perché sa che in tre passaggi siamo in porta. Quindi non è per volersi vantarsi, ma sì, mi voglio vantare perché adesso stiamo viaggiando veramente sereni, cioè siamo là a 41 da soli, gli altri 35 dietro che ci provano. Non abbassiamo la guardia, però un grande Parma che era tantissimo che volevamo vedere. Era tantissimo che non ci dava delle gioie di questo tipo. Adesso, sinceramente, nelle ultime giornate, ogni volta che c'è una partita, non vedo l'ora di vederla perché spero di vedere il bel gol di Mann, un bel gol di Bernabé, un Parma all'arrembaggio e molte volte vengo accontentato ormai, quindi devo dire bene. Bene, vabbè, unica nota negativa, Mihajla, che a parte un guizzo verso la fine, che si è fatto tutta la fase, superato secco il suo avversario, per poi fallire miseramente il passaggio ai suoi compagni, giunto anche lui a 1 metro dalla porta, entrando in area. Però, diciamo, noi al momento, anche giocando in 10, siamo pericolosi lo stesso. Specialmente fuori casa, dove cercano di attaccarci, ma poi puntualmente la prendono nel culo perché in contropiede siamo pericolosissimi e ci lasci in mezzo campo e in due passaggi siamo in porta, siamo in area davanti al portiere, favoriti da un Bernabé stratosferico e da un Mann che sembra Messi. E quindi non so cosa dire, Bernabé sembra Zola, sembra non saprei. Comunque, veramente fantastico, fantastico. E Mann inarrestabile, e quindi a un certo punto si liberano anche gli altri e diventiamo pericolosi da tutti i cantoni, gli avversari non sanno più dove andare. Niente, contentissimo, non ho altre parole, niente da aggiungere perché non c'è niente da dire, cioè non c'è niente da dire, soddisfazione e basta. Un saluto, e forza Parma! Forza Parma e buone feste a tutti e ci rivediamo con la prossima partita del Parma, che non so quale sia, ma sicuramente ci farà godere. Un saluto dal canale Sicco Mago, iscrivetevi, supportatemi, aiutatemi e basta. Alla prossima occasione. Forza Gialloblu. Ciao.